Vasioni, buone notizie per la Val Pescara, a Ferragosto riaprirà l'abbazia di San Clemente a Casauria. Sì, così ci è stato detto da un colloquio portato avanti tra il Polo Museale, che ringraziamo per la flessibilità con cui ha aderito alle iniziative del territorio, e il sindaco di Castiglione a Casauria, Petrilli, Biagio Petrilli, che si è molto impegnato con dei volontari e poi successivamente lo farà con i percettori del reddito di cittadinanza. Questo naturalmente è una incompensa che si carica il Comune per favorire, diciamo, intanto la possibilità di visitare questo splendido monumento abruzzese e poi per far ripartire un pochino il turismo, ma riteniamo che sia il caso di sottolineare che è una competenza del Polo Museale. E anzi, su questo vogliamo dire due cose alla Regione Abruzzo, che abbiamo sempre interessato su questa vicenda e che purtroppo non ha battuto neanche un colpo. Il primo, che nell'ultimo Consiglio regionale è stato bocciato un emendamento di 20.000 euro per il Comune di Castiglione a Casauria, che erano necessari proprio per permettere questa riapertura, ma il Comune di Castiglione procederà da solo. E il secondo, quello di far ripartire i concorsi che il Polo Museale ha, diciamo, fatto gestire direttamente dalla Regione, che dovrebbero portare avanti all'assunzione, diciamo, di 21 nuovi addetti, 21 nuovi addetti di cui qualcuno naturalmente potrebbe essere proprio utilizzato per garantire l'apertura costante, permanente e di tutta la settimana appunto dell'abbazia di San Clemente a Casauria. La riapertura dell'abbazia vuole anche significare la ripartenza del turismo nel comprensorio della Val Pescara? Assolutamente sì, perché riteniamo che il turismo sia veramente importante, una risorsa su cui puntare, ma non puntare soltanto a chiacchiere oppure nei foglietti che, diciamo, stabiliscono i programmi della Regione Abruzzo, ma con dati concreti. In questo momento, a fronte delle difficoltà del Polo Museale, l'unico vero soggetto che si è impegnato per garantire la riapertura è il Comune di Castiglione.